scoppiando l'inferno e che a Gaza l'inferno è un inferno continuo. Giusto? Luigi De Magistris, buongiorno. Purtroppo è giusto quello che dice lei, purtroppo è giusto e per questo siamo ancora qui a organizzare e contribuire a organizzare un evento di sensibilizzazione, di vicinanza, di impegno e di raccolta fondi dopo il concerto straordinario, unico in Italia che si fece al Palapartenope a Napoli il 25 febbraio. Adesso sabato l'obiettivo è acquistare un'ambulanza da mandare, che chiaramente è una piccola goccia in un inferno, una piccola luce nell'inferno, però bisogna non girarsi dall'altra parte, non essere complici e indifferenti, questo è il segno anche di iniziative di questo tipo. Ecco, allora www.pergaza.it, questa è, ma qui tra poco dovremmo scrivere per Beirut e poi per tante altre cose. Parlamento distratto, forze politiche distratte. Oggi noi appunto presentiamo Luigi De Magistris, come vedete nello schermo non abbiamo aggiunto sotto, avremmo potuto dire giurista, ex sindaco di Napoli, parlamentare europeo, un sacco di cose. Abbiamo scritto solo Luigi De Magistris, ma tanti non possono non mettere qualcosa sotto il. Se posso aggiungere, Corrado, io trovo indegno che la prima votazione del nuovo Parlamento europeo per passare a un'altra terribile guerra, quella di Ucraina, con il voto determinante di tanti parlamentari italiani, non solo della maggioranza di centrodestra, ma anche dell'opposizione, magari vanno nei talk show a fare i pacifisti. Questa risoluzione autorizza l'Ucraina a utilizzare le armi occidentali per abbattere obiettivi nella Russia. E qua non ci si sta rendendo conto che nel conflitto russo-ucraino non c'è la possibilità che uno vinca sull'altro, perché da una parte c'è la Russia e dalla parte c'è la NATO, che sono le due principali organizzazioni politiche e militari che hanno le armi nucleari. Quindi quella guerra può finire solo con la pace, con la diplomazia, col compromesso e con la mediazione. Invece, la prima votazione di questo Parlamento europeo, dove, ripeto, hanno votato per questa risoluzione persone, magari sono venute anche da lei in trasmissione, che sono per la pace, contro la guerra, contro l'invio delle armi, poi vanno là o perché non se e le tiene carne, o perché non sanno fare il loro mestiere, o perché prendono l'ordine del partito. Allora almeno ci risparmiassero la retorica del pacifismo, almeno questo io mi auguro veramente di fare un giorno in contraddittorio da lei o da qualcuno, perché voglio dire, ammettiamo tutto, ma l'ipocrisia lasciatela a casa. Adesso basta con l'ipocrisia, come per la Palestina, come per altro, qua in gioco la vita del pianeta, dei nostri figli, di tutti, quindi bisogna essere coerenti, se non si è coerenti non ci pigliate in giro. comunque lo ricordo, poi lo ricorderemo anche nella nostra striscia informativa, 28 settembre alle 19, ex base NATO, 12 euro il contributo. L'altra volta quando c'è stata appunto Life for Gaza sono stati raccolti 42.000 euro, giusto, De Sì, più o Magistris? meno, sì. E quindi con quelle Una risorse. cifra importante che si è potuta raggiungere, però anche grazie, lo voglio dire, agli artisti, ai tecnici, agli organizzatori, alla Tutto logistica che gratis. hanno messo a disposizione gratuitamente, che anche vuol dire una generosità infinita, perché altrimenti non raggiungi chiaramente queste somme con biglietti popolari. Senta, De Magistris, io ho ancora abbondanti 5 minuti, ma non Ottimo. di più, perché poi devo svegliare, anzi, se comincio a svegliarlo, Mimmo Borrelli, che tu penso conosci benissimo, il grande maestro Mimmo Borrelli, che in Assolutamente. questi giorni si sta, Che saluto. sta al Bellini con Roberto Saviano, racconta Napoli attraverso il sangue, no? Che è una cosa importante. Io invece, attraverso il sangue, vorrei raccontare questa posizione sui referendum, perché mi è venuto, mi sono convinto, no? Come dice Camilleri, mi sono fatto convincere dal fatto che forse coloro che hanno firmato per il referendum hanno spiazzato la politica. In che senso? Che mentre si discuteva ius scholae, qualcuno accennava, ma solo timidamente, allo ius soli addirittura, o comunque a cambiare i diritti di cittadinanza, sono arrivati mezzo milione di persone che sono andati proprio qui, lo faccio vedere ai nostri ascoltatori, no? Sono andati sul sito per raccogliere le firme e hanno detto: beh, mentre voi discutete se i migranti, se Salvini deve essere condannato o no, se la Schlein ha una posizione giusta e la Meloni dice la legge è una legge ottima e così via, intanto facciamo uno sconto del 50% per chi sta qui legalmente
invece di aspettare 10 anni aspettasse solo 5 anni. Come dire, proprio uno spiazzo alla politica, o no, De Magistris? Ma è quello che io sostengo, tra l'altro è scritto in Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, quindi le cose possono cambiare solo se la gente comincia sempre di più a muoversi, a agitarsi in modo democratico e non violento, a rivendicare i propri diritti. Poi c'è da dire che questi non solo non fanno le leggi, come giustamente ha detto lei, non rispettano nemmeno i referendum, visto che ci stiamo preparando a dei referendum. Io le sto parlando qua sotto in giro, nella zona Piazza Municipio, solo la battaglia che ci è voluto per attuare il referendum sull'acqua pubblica. Napoli è l'unica città durante la nostra amministrazione che ha rispettato quel referendum togliendo l'acqua dal mercato. Adesso c'è un'amministrazione qui di fronte a 30 metri, mentre sto parlando, che addirittura torna indietro. L'amministrazione sostenuta da una maggioranza e poi scrive i social, fa i post e fa i dibattiti sull'acqua pubblica. È un po' quello che descrive lei con i migranti, no? Questi discutono. Se tu senti la Schlein quando sta all'opposizione, fa degli interventi che io li sottoscriverei un minuto prima che li fa, poi quando vanno a governare il salario minimo non lo fanno, i fili non li applicano, gli soldi non lo fanno, gli scuole non lo fanno. E allora effettivamente meno male che ci sta ancora gente che si mobilita, raccoglie firme contro l'autonomia differenziata, per i diritti dei migranti, per la pace. Non è populismo come dicono signori del potere, no? E dicono noi siamo i populisti, non sono i populisti, si applica la Costituzione dal basso quando chi la dovrebbe applicare la tradisce. E poi i referendum saranno 3 in questo caso, quelli di carattere nazionale. Allora, appunto, De Magistris ci ricordava c'era stato il referendum sull'acqua, ma poi dopo le persone, i soggetti decisori ignorano, no, la volontà popolare, quindi uno potrebbe dire ma che lo facciamo fare il referendum? Beh no. Perché invece è importante, assolutamente. Si discuterà di legge sul lavoro, di autonomia differenziata, quindi regole di convivenza tra gli italiani, e poi regole di convivenza tra gli italiani e gli stranieri, referendum cittadinanza. Assolutamente. È poca roba. Assolutamente, fondamentale, democrazia. Può cambiare lo scenario delle forze politiche in campo, visto che adesso ci saranno, come sempre, elezioni una appresso all'altro, si rinnovano consigli regionali, consigli comunali da qui a 12, 18, 24 mesi? Assolutamente, io sono dell'idea che è sempre tutto fluido e anche le gravi crisi sono delle opportunità. Io sono fiducioso che i quadri politici si possano destrutturare e rimettere in movimento. La gente però non deve perdere la fiducia, deve partecipare. Per me ossigeno quando vedo i giovani che scendono in piazza per la Palestina, contro i cambiamenti climatici, contro una legge vergognosa e fascista come il disegno di legge 1660 che vuole criminalizzare chi pacificamente protesta contro il sistema e l'ordine costituito. Io sono fiducioso, ma non sono fiducioso non da un cambiamento dall'alto. Là sono diverse sfumature di grigio. È chiaro che per quanto mi riguarda Line è meglio di Meloni, ma se continuano come stanno facendo, quella non è un'alternativa alle destre, quello è qualcosa che abbiamo già visto. Quindi io sono molto fiducioso che dal basso possa venire un elemento di rottura, di cambiamento, per costruire poi un'alternativa vera, non solo alle destre, ma anche a un'opposizione che francamente è certe volte imbarazzante. Concludo dicendo, basta vedere il dibattito di quest'estate su Renzi sì, Renzi no, che veramente c'era da cambiare canale. Ramona, mi mette la foto di quella barca, di quel gommone che abbiamo trovato per strada, eccolo lì, lo sto mostrando ai nostri, coloro che ci seguono anche in video sui canali, una serie di mobili lasciati per strada, ma anche un gommone, cioè un gommone, mezzo a sta, su marciapiede, credo che sia nella zona del centro. Ce l'ha mandata De Magistris Domenico Ruggero, che è l'amministratore di Asia, cioè lui a noi ce l'ha mandata, perché noi gli abbiamo mandato un video che ha realizzato un consigliere municipale a proposito dei detriti che sono lasciati nella zona di Benedetto Brin, davvero un degrado assurdo. E abbiamo detto ma si può intervenire, e lui ci ha mandato questa cosa, ha detto no, ma io ne trovo anche altri, e che facciamo, il ping pong? Lei sa, De Magistris, che c'è stata la festa dei 25 anni di Asia? Sì. Io saluto Ruggero, ma ovviamente chi amministra, lo so perché l'ho fatto, non può fare il ping pong. Io dico solo questo, sono orgoglioso che con la mia squadra e con i napoletani prendemmo Napoli con i rifiuti al primo piano, con un'azienda che era al collasso e sul bordo del fallimento. Senza un euro abbiamo risolto l'emergenza rifiuti, portata la differenziata al 40%. Questi 3 anni questa hanno avuto un'azienda solida, abbiamo assunto persone, ci sono i soldi in cassa, la differenziata scende, i servizi non migliorano.
secondo me non è colpa solo, certo, chi evidentemente amministrativamente affanna, ma non c'è la politica, non c'è l'energia, non c'è la passione, non c'è la spinta, non ci sono gli assessori, i consiglieri che vanno in mezzo alla strada a sporcarsi le mani e a pulire come prima. Questo fa la differenza. Se avessi avuto un decimo dei soldi che tiene Manfredi, io credo che avremmo contribuito a trasformare i Santi Trini in diamanti in questa città. Beh, ma poi le elezioni arrivano, no? Lei forse qualche pensiero. A parte pensiero, le elezioni, eh? Adesso trovo rammarico perché sono un cittadino, ho fatto il sindaco, insomma, vedere un sindaco che l'unico atto concreto veramente efficace che ha fatto è quello di triplicarsi il suo stipendio, nel silenzio generale della sua maggioranza, che poi fa la retorica sui costi della politica, queste cose le devo dire, se non le dice nessuno nella politica, io le dico, perché anche quello è stato un segnale. In un momento difficile tenerci stipendi bassissimi, tant'è vero che alcuni non volevano fare gli amministratori delle aziende perché si guadagnava pochissimo, e li abbiamo trovati che l'hanno fatta, e l'hanno fatta anche con onestà, e io li ringrazio portando la differenziata al 40%. Queste sono cose che i napoletani devono sapere. Ci fermiamo qui, De Magistris. Intanto grazie di essere, Corrado, stato con noi, e adesso c'è la pubblicità. Non dobbiamo...